Il primo punto è appunto la firma di questo protocollo. In Italia si respira un'aria nuova intorno al tema della legalità e questo mi fa piacere. Come è stato detto più volte, a nessun cittadino o impresa fa piacere togliere dal proprio profitto, dal proprio salario, dal proprio stipendio una parte del lavoro, della fatica per darlo ad altri, ma mi auguro che in Italia passi il principio, così come sancito dalla Costituzione, che proporzionalmente si contribuisce alla vita dello Stato non per gli sprechi, è ovvio che dobbiamo lavorare tutti per eliminarli, non per i super compensi che dobbiamo lavorare per un po' abbassarli, ma per far funzionare i nostri servizi. Oggi, non so se nelle varie relazioni io ne ho colte alcune, direttore, uno era riferito al presidente Avoli quando ha detto che ci sono diversi casi in cui il dissesto della strada, del marciapiede fa sì che ci sono dei danni erariali qualora si dovesse incappare in una caduta, in un danno. Dopodiché però sono mesi, anni che noi come comuni insistiamo e diciamo: se continuate a tagliare i comuni noi non abbiamo più le risorse per le manutenzioni. Nel capitolo successivo ha anche parlato dei BOT. Se poi c'è una normativa costituzionale, poi quella del norme e quant'altro, che ci impedisce di utilizzare forme di finanziamento per la manutenzione ordinaria, perché la bitumatura viene considerata una manutenzione ordinaria e non c'è consentito classificarla per investimenti, noi sindaci viviamo oggettivamente una situazione di profonda difficoltà. È per questo che in Italia deve sempre di più passare il principio che si deve pagare tutti proporzionalmente alle proprie possibilità. La lotta all'elusione è un dovere dello Stato e chi fa evasione non può essere coperto, come un po' di tempo fa si diceva, da una quasi, diciamo, giustificazione, quasi moralmente compreso, veniva detto da alte cariche dello Stato un po' di tempo fa. Non è così. Chi evade ruba allo Stato, quella pubblicità dei parassiti che ecco. Qualche tempo fa, ogni tanto colloqui che mi ha concesso, che abbiamo, mi verrebbe da dire amichevolmente, fatto con il generale, riflettevo sulle vicende della spettacolarizzazione della loro attività. Certo, in un paese che funziona bene, normale, nel rapporto con il fisco, la spettacolarizzazione di Cortina o di Perugia o di Roma, Trastevere sabato sera, però è evidente che in Italia dobbiamo dare il segno che è cambiato il vento. Io mi auguro che nel corso del prossimo anno si possa procedere ad un abbassamento della tassazione sui redditi e sul, in generale, insomma, sul costo del lavoro, perché l'economia possa ripartire, e mi auguro, come si è impegnato a fare il Ministro, non vorrei che le cose, il Ministro Passera, ma il Presidente del Consiglio, mi auguro che le cose che vengono rinviate non siano sempre quelle che prevedono l'abbassamento delle, deve essere fatto questo tesoretto per abbassare le tasse, però dice che ancora non è stato quantificato e l'hanno spostato. Mi auguro che arrivi da qui a poco, perché tutti noi stiamo dalla parte di un alleggerimento della pressione fiscale, soprattutto per i redditi più bassi. Vengo al dunque, questo è il contesto nel quale noi ci siamo mossi. Con la Guardia di Finanza è da un po' che stiamo collaborando, abbiamo voluto intensificare questo lavoro e concentrarlo, come io ho annunciato qualche settimana fa anche pubblicamente, per quanto ci riguarda, su tutto quello che è di sfera dell'amministrazione comunale, che noi possiamo secondo la legge fare, a partire appunto dalle esenzioni che noi diamo, dalle agevolazioni che diamo con i nostri servizi, e abbiamo detto che quelle saranno automaticamente controllate. Abbiamo detto che incroceremo i dati,
Insomma, ci sono una serie di azioni che poi dettagliatamente possiamo dire, ma insomma distribuiremo il protocollo, è molto più semplice che voi lo leggiate. Ma mi fa piacere, lo facevo vedere al generale, che ieri, io purtroppo non sono potuto andare, ma al seminario nazionale dell'ANCID che si è tenuto a Reggio Emilia, il presidente il sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, ha annunciato questo piano dell'ANCID che da un lato è di supporto ai comuni, perché ovviamente un conto è comuni strutturati come il nostro, un conto è piccoli comuni, un piano di supporto ai comuni nella lotta all'elusione e all'evasione. Tra le 7 azioni, se prendete, se guardate il sito dell'ANCID, lo vedete, dicevo prima al generale, molte sono quelle che noi abbiamo previsto e alcune già ne facciamo, per cui mi fa piacere poter dire che nella nostra città, attraverso una positiva collaborazione con la Guardia di Finanza, ma con l'Agenzia delle Entrate altrettanto, stiamo facendo tutte le azioni che la norma ci consente. Ho voluto dargli una certa enfasi a questa firma di protocollo, anche se può sembrare, deve essere una cosa rutinaria, perché, e chiudo, ritengo che la funzione, come posso dire, di disincentivo alla lotta all'elusione aiuti molto. Allora, far sapere a tutti i cittadini perugini che debbono contribuire un po' di più, perché il governo ha istituito l'IMU, che fino ad ora, finché non ci metto le mani io, si potrebbe chiamare ISU, perché è imposta statale, perché per così com'è adesso noi non prendiamo nulla, poi faremo una proposta al Consiglio Comunale e aggiungeremo qualcosa. Allora, noi a Perugini dobbiamo dire che in questo momento bisogna contribuire al mantenimento della qualità dei servizi, a immettere nella nostra città risorse per quello che è le nostre competenze, contribuire a far ripartire un po' l'economia. Nel momento in cui gli chiediamo questa cosa, dobbiamo da un lato, come ho detto più volte, far funzionare la macchina amministrativa, il nostro comune al meglio, con quella sobrietà, quelle attenzioni che in questo momento vengono e debbono essere ancora in più enfatizzate. L'altro elemento è che la lotta all'elusione, la lotta all'evasione deve essere feroce, perché vedere che il mio cittadino non paga le tasse e magari usufruisce, per non parlare del comune, ma insomma della borsa di studio dell'ADISU, e io che sono un dipendente non posso sgarrare e magari la borsa di studio per mio figlio non ci arrivo, è ovvio che questa cosa qui dà un'immagine dello Stato che è profondamente sbagliata. Ecco, questi sono i messaggi, e per questo che abbiamo voluto enfatizzare questa firma di protocollo. Io mi fermo qui, passo la parola al generale Cuneo, lo ringrazio ancora per la disponibilità che ha dato in questa occasione, ma soprattutto nel lavoro che quotidianamente facciamo insieme alla Guardia di Finanza. Prego, generale. Grazie, io ringrazio innanzitutto il sindaco per le belle parole che ha voluto rivolgere non soltanto verso la mia persona, ma verso le attività che da quando sono arrivato qui in Umbria, ormai circa 3 anni e mezzo, ho portato avanti insieme ai miei collaboratori. E per me questa è una testimonianza particolarmente apprezzata, perché da quando ho assunto il comando il mio intendimento fondamentale è stato quello di dare all'azione della Guardia di Finanza la massima efficacia ed incisività possibile. Ora, in questo momento storico, che è caratterizzato non soltanto dal fatto della crisi, ma anche da una serie di altre questioni, tipo il valore della comunicazione, tipo la possibilità di poter disporre di supporti informatici, è secondo me molto importante valorizzare anche le cosiddette sinergie istituzionali. Detto così è una cosa semplice, una cosa facile, invece poi all'atto pratico, perché si possa veramente realizzare, è necessario innanzitutto pensare nella logica della condivisione di un determinato problema. Nel nostro caso questo c'è stato, e questo ha portato alla sottoscrizione odierna di questo protocollo, che si colloca nell'ambito di una serie di iniziative che nel tempo sono state realizzate. Sostanzialmente le finalità sono due: attraverso una valorizzazione dei dati disponibili, poter con maggiore semplicità
e quindi con tempi più contenuti individuare i casi di frode. Frode in relazione a che cosa? All'evasione dei tributi locali e in relazione alle cosiddette prestazioni sociali regionali, quelle delle quali faceva prima riferimento il sindaco. Primo aspetto, quindi maggiore incisività nella cosiddetta attività di repressione. Secondo aspetto, attraverso questo scambio di informazioni forte, riuscire a porre in essere un forte deterrente alla realizzazione delle frodi e delle violazioni stesse. Al riguardo, secondo me, proprio in questo contesto umbro è molto importante citare un risultato abbastanza recente. Cioè, nel tempo noi abbiamo sottoscritto vari protocolli di questo tipo per quanto riguarda quello che ha riguardato l'università, con riferimento alle domande di prestazioni sociali agevolate. Nell'arco di un biennio, da quando è entrato in vigore il protocollo, si è passati da circa 5.000 a 200 dell'ultimo periodo, quindi un abbattimento sostanziale, ed ecco la forza della deterrenza. Questo è quello che auspichiamo possa succedere anche in attuazione di questo protocollo, partendo da un'ultima considerazione che ritengo doveroso formulare, e cioè che in un momento di crisi economico-finanziaria come quello attuale è ancora più importante che le cosiddette prestazioni sociali agevolate possano arrivare a buon fine, cioè effettivamente a chi ne ha bisogno. Atteso che il numero dei cittadini in difficoltà tende ad aumentare, è importante ridurre il numero delle frodi, perché così si può valorizzare l'istituto. Io ringrazio per l'attenzione che mi è stata concessa. A questo punto dovremmo addirittura passare alla firma. Forza. Direttore, vuoi aggiungere qualcosa su... nei contenuti l'accordo, appunto, come è stato detto, riguarda sostanzialmente uno scambio, fondamentalmente, come prima battuta, uno scambio di banche dati e di segnalazioni che riguardano sia la TIA tramite Geseno, e il collegamento per tutte le prestazioni sociali agevolate, che ricordo così a titolo esemplificativo sono trasporti scolastici, mense scolastiche, asili nido. Quindi verranno fatti dei controlli sulle dichiarazioni che vengono allegate alle domande di prestazioni agevolate o addirittura alle esenzioni, e quindi le verifiche riguardano appunto le dichiarazioni che sono allegate a queste richieste, quindi l'ISEE in prima battuta, cioè l'indicatore della situazione economica e la veridicità ovviamente delle dichiarazioni messe e contenute. È anche importante appunto segnalare altre cose che potrebbero, come è stato detto, essere indicative in relazione alle banche dati che poi, di cui si può disporre, di beni relativi a indicativi di particolare capacità contributiva, e quindi in relazione a questo, ad esempio, potrebbero essere fatti degli accertamenti anche su altri ambiti di possesso o di proprietà. E naturalmente tutto quello che può riguardare l'ordinaria attività del comune e che può essere suscettibile configurarsi, diciamo, come una violazione fiscale, sarà naturalmente oggetto di segnalazione. E ecco un ultimo accenno: visto appunto che l'amministrazione centrale di GTPA ha emanato delle linee guida per la stesura di protocolli informatici, noi seguiremo naturalmente queste indicazioni per la condivisione di tutte le banche dati e appunto per le attività in comune fra le amministrazioni. Qui, soltanto per concludere, si tratta soltanto di ottimizzare lo strumento allo scopo anche di arrivare a una maggiore deterrenza, perché più dati riesco ad avere, con minor tempo riesco a elaborare, maggior numero di controlli riesco a fare. Okay. Per fare questo abbiamo perfezionato le modalità, tra le altre cose, del flusso delle informazioni. Cioè, un conto è se mi date un documento che io poi devo trascrivere, altro conto se l'acquisizione di questi elementi avviene online. Differenza notevole, esatto. Qui la deterrenza conta molto, come vi dicevo prima, è ovvio che
noi stiamo lavorando anche con una funzione educativa, questo è fuori discussione. Bene, se non c'è altro, apponiamo la firma, così. Guardate per favore. Bene, grazie. Grazie, buon lavoro.